E mentre aspettiamo che venga sul caffè, parliamo di qualcosa che mi preme, a cui tengo. Quindi, salve signori, salve soprattutto a un ospite speciale che abbiamo oggi e benvenuti in questo video di approfondimento. Un argomento che ho citato qui e là negli ultimi video e che stavolta voglio esplorare un po' per bene, o meglio, vi darò una sorta di definizione di quello di cui andremo a parlare e soprattutto farò un piccolo spottone a una cosa che ho fatto in merito, ma a quella ci arriviamo più avanti. E quindi oggi parliamo in breve di quella che è la Karoshi. E dunque, che cos'è la Karoshi? Karoshi è il nome che si è dato a una malattia. Una malattia dovuta al troppo stress. Questa malattia che provoca disturbi nel corpo e nella mente può portare, se non curata in tempo, alla morte o al suicidio. Quindi, partiamo già con questa cosa. Vi sembra normale morire perché si è lavorati troppo? Una persona lavora talmente tanto che finisce per stancarsi a livelli talmente inverosimili dal decedere. Già uno pensa, se si distribuisse questo lavoro a più persone, tutti potrebbero lavorare e nessuno rischierebbe di morire di lavoro, perché così si crea una situazione in cui c'è chi lavora troppo e muore perché lavora troppo e c'è chi non lavora. E quindi già di base questa potrebbe essere una soluzione, ma andiamo nel dettaglio. Questo nome ovviamente non è un nome occidentale, infatti è il nome di una malattia nata e sviluppatosi in Giappone negli anni 60-70. Ora, tolto il fatto che tecnicamente non sono affari nostri e anzi, più che tecnicamente, teoricamente, perché casi di Karoshi cominciano a svilupparsi anche in America e in Europa. Ma, voi mi direte, tu sei solo un appassionato di anime, tu sei semplicemente uno che durante tutto il giorno si gratta il sedere mentre si legge un hentai o si fa le pippe sui draghi che hanno le poppe. Forse, però noi abbiamo anche una certa responsabilità in questo, e mi spiego il perché. Avete presente la Toei Animation? Ve ne ho già parlato negli scorsi video sicuramente, ma la Toei non è altro che uno dei tanti studi d'animazione dove si sono verificati diversi casi, e con diversi intendo davvero tanti casi, di gente morta per troppo lavoro. Quindi animatori, disegnatori, sceneggiatori e tutti i lavoratori, tutti gli impiegati che potete immaginare del mondo dell'animazione sono morti o si sono gravemente malati. E quindi capite già che è una cosa grave, morire per non solo per lavorare, ma addirittura per fare una serie. C'è qualcosa di folle in ciò. Concordate con me, spero. Quindi recuperiamo un attimo il filo, perché io mi perdo se no. Abbiamo detto che gente che lavora nel campo dell'animazione o che comunque che lavora in Giappone e non solo è costretta a orari massacranti, quindi pochissimo tempo già di per sé da passare da solo, quindi per svilupparsi come persone, o da passare con la propria famiglia o i propri amici o i propri affetti, e in più aggiungiamoci anche degli straordinari altrettanto massacranti e tra l'altro qualche volta persino non retribuiti. E arriviamo al momento in cui vi spiego perché noi abbiamo una responsabilità in tutto ciò, in quanto a consumatori di anime o in quanto a consumatori proprio in generale. Dicevo, la Karoshi nel mondo dell'animazione viene anche a dispetto di noi usufruitori di anime. Ora, soprattutto riferendoci alla Toei, quante volte abbiamo visto con i nostri occhi disegni e animazioni o puntate intere fatte
come si dice nelle migliori commedie napoletane, con il letteralmente. Qualità che rasenta il minimo proprio, rasenta il terreno, e vi starò sicuramente già facendo vedere delle immagini per farvi capire che cosa intendo, ma se anche voi guardate One Piece, Dragon Ball, Naruto, eccetera, sapete di che cosa sto parlando. Quindi, noi di fronte a tutto questo però non ci lamentiamo con la Toei o con gli altri studi, perché neanche gli altri studi d'animazione sono esenti, Per esempio quello di la Wit Studio, produttrice di Attack on Titan, non è fuori da questo discorso, per fare un esempio tra i tanti. E noi, oltre che dei meme che mettiamo sui social, non abbiamo una vera e propria protesta. Il concetto non è solo che i lavori che guardiamo sono di qualità orribile e noi praticamente non ci lamentiamo, ma sono di quella qualità così orribile perché i lavoratori vengono forzati a fare ciò, cioè gli danno pochissimo tempo per lavorare a questi prodotti e i risultati sono quel che sono, perché loro lo devono fare di corsa, stanchi, più che stanchi, e noi, piuttosto che lamentarci della scarsa qualità e dire date qualcosa in più a questi lavoratori, almeno un giorno in più libero alla settimana, no, noi pretendiamo semplicemente di avere più puntate possibile il prima possibile. Quindi noi, in quanto consumatori, abbiamo, e qui mi dispiace dirlo, anch'io, noi tutti abbiamo una responsabilità nei confronti di queste persone. Quindi noi in parte siamo responsabili della morte di decine, probabilmente centinaia, di dipendenti nel mondo dell'animazione per la nostra avidità. Certo, a nostra discolpa potevamo ormai dire che eravamo ignari di questa cosa, ma adesso non lo siamo più. E avendo preso coscienza di questo problema, dobbiamo fare qualcosa. Ed è per questo che io in descrizione vi lascio una petizione che ho creato su change.org chiamata One Piece, Vale dei Morti? O un titolo del genere. Comunque la trovate in descrizione, cliccate, leggetevela, dove esprimo con le parole ancora meglio quello che provo a dire così più o meno improvvisando, sono molto più bravo come scrittore rispetto che a come oratore. E niente, io non vi posso sicuramente assicurare che verremo cagati, ma non possiamo neanche stare qui ormai a non fare nulla. Vi invito a mettervi nei panni di quei poveri genitori, mariti, mogli, figli, amici, parenti vari, di queste povere persone. Voi non chiedereste giustizia se fosse al loro posto? Quindi, piantiamola di condannare della povera gente che vuole solo fare un lavoro che amerebbe fare se non fosse costretto a queste condizioni. Non costringiamo questa gente a ammalarsi e morire per la nostra avidità. E soprattutto condanniamo queste azioni che le imprese giapponesi fanno solo per il loro tornaconto, fregandosene purtroppo dei loro dipendenti più che fedeli. E non vi fermate al limite di firme che dice la petizione, perché credo vada a step per me. In realtà più firme si ottengono meglio è. E niente, facciamoci sentire. Tutte le cose che vi ho detto in questo video, tutte le cose che vi dirò in futuro, ci vediamo in un prossimo video e se non ci dovessimo più rivedere, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.